Però i soldi che dice lei, uno, Roosevelt non va di moda in quest'Italia e in questa Europa, e due, le ricchezze che dice lei, bisogna avere il coraggio di andarle a prendere, perché in questo paese, come si è ricordato prima, si vuole tagliare, non lo dico a lei, lo dico alla politica, lo dico alla parte mia, si vuole tagliare la spesa pubblica, si vuole andare a toccare stipendi della pubblica amministrazione che sono fermi dal 2009, e poi se parli di quelli che parla lei, della disuguaglianza, di quelle 10 famiglie che tengono 400-500.000 famiglie operai, è immorale, parlare di patrimoniale in questo paese è immorale, però parlare poi di 18 milioni di poveri, di persone in povertà, di giovani ci vuole ottimismo, ci vuole il coraggio e il realismo di andare a prendere i soldi dove stanno per darli a quelle generazioni, per darli a quelle generazioni, per creare lavoro, per fare entrare i giovani nella pubblica amministrazione, negli ospedali, nelle scuole. In questo modo si fa politica, si crea lavoro, altrimenti sono chiacchiere al vento. In questo paese un giovane se va a chiedere al miglior progetto del mondo e si chiama Mark Zuckerberg, non solo non glielo finanzia, non gli aprono nemmeno lo sportello l'inventore in banca, di Facebook, perché non c'è accesso al credito. Parliamo delle cose molto brevemente, che ho parlato troppo lungo, e se il mio intervento ha avuto questo effetto, no ma io sono d'accordo con lei, professore, sono d'accordo con lei, 50 anni di guerra, però sono anni che si sta ma io sento come lei naturalmente, però cerco di difenderla dalla sentimentale nazionale. Visto che lei è dalla parte dei giovani, mi aiuti a fargli venire fuori il coraggio, non solo è possibile, mi ascolti, io ho difficoltà nell'ascoltare, ma vedo che condividiamo questa qualità meravigliosa. Momento. Abbiamo avuto una guerra fredda che non è mica durata tanto, ma mezzo secolo. Chi ha vinto? La guerra fredda. Chi ha vinto? Io parlavo con mio grande amico Mikhail Gorbachev, completamente isolato nel suo stesso paese, odiato, eccetera, eccetera. Chi ha vinto? Ha vinto il capitalismo. Se il capitalismo, i capitalisti investono, sa quando hanno fiducia? Bisogna creare la fiducia nei capitalisti, bisogna far muovere, non andarli a prendere, non sappiamo neppure dove sono. Lei sa che oggi i grandi capitali sono i veri zingari del globo, non si sa dove sono. Bisogna creare un'atmosfera per cui investire anche solo, e noi abbiamo occasione, lei ha ragione, abbiamo occasioni incredibili, tutto il territorio nazionale è un disastro idrogeologico, dobbiamo mettere a posto, Roosevelt faceva fare i buchi agli scrittori, poi riempire, cosa vuole? No, noi non abbiamo da fare lavori inutili, lavori socialmente utilissimi, mettiamoli al lavoro, eccetera, però dando la fiducia, quando lei dice andiamo a prendere un momento. Non si tratta di fare i predoni, siamo nella logica del capitalismo che deve essere però talmente intelligente, talmente intelligente da salvarsi contro i capitalisti che non meritano di esserlo. Bisogna, questo è il punto, il profitto è essenziale. Perché vanno male le partecipate comunali? Perché non c'è la competizione, non c'è la relazione di profitto. Ma il profitto va concepito in termini ampi, in modo da comprendere anche le condizioni minime indispensabili. Le posso fare solo una domanda? Posso solo fare una domanda, professore? Me la fate questa maledetta domanda, Giuseppe, ma mi fa una domanda, mi mette a terra. Professore, non ho capito la domanda. Questo vostro scambio meraviglioso. Vorrei sapere da dove trova i soldi per fare lavoro. Vi faccio sentire, infatti, l'ex ministro dell'economia francese, che questo problema non se l'è posto, tant'è che poi si è chiamato. E infatti, il roosevelt l'hanno cacciato. Sentiamo cosa dice. Quello che ti fa Roosevelt. Questo passaggio comunque vale 4 crediti per qualunque esame universitario, professore. Ha fatto una lezione, ovviamente scherzo, bisogna studiare, quindi Montbourg, Francia, c'è stato un rimbalzo.